È andata in archivio questa terza edizione della Kermesse per amore della musica e della solidarietà. Come ci è andata in archivio? Secondo me molto bene, perché comunque 18 band, ha suonato mal, l'incasso per il Calcit c'è stato. Ovviamente, insomma, siamo al bar e i quattro amici si ritrovano per capire anche il futuro di questa manifestazione. La soddisfazione di aver portato tanta gente, aver fatto della bella musica, aver portato un personaggio ancora degli anni 60, quest'anno c'era Mal, che è stato veramente grande. E vediamo per il futuro cosa fare, ma sicuramente se faremo delle belle cose. Voglio ricordare che qui effettivamente c'è scritto una cosa: per amore della musica e della solidarietà. Io continuo a dire che Arezzo è la città della solidarietà e della musica. E per queste iniziative dobbiamo, ecco, avere questo sostegno che abbiamo tutti insieme voluto. Quattro amici al bar, ma tutta la città, non solo i quattro amici al bar. Quindi una grande petizione perché Arezzo diventa un luogo dove si ascolta musica in tutti i sensi, di qualsiasi genere. Quindi proporre un grande festival. Questa cosa è possibile perché Arezzo è una città sensibile, gli amministratori sono persone sensibili, par condicio ovviamente, e sicuro che Arezzo farà grandi cose con questo entusiasmo e con questa voglia di crescere. Che cosa c'è nel futuro di questa manifestazione? Intanto abbiamo già evidenziato un programma per il prossimo anno e Giorgio ci ha dato l'idea, naturalmente non lo dico, ma di una grande attrazione per migliorare continuamente quello che facciamo, perché non dimentichiamoci Shel Shapiro, Pupo, Mal, che è stato un grande personaggio, un serio professionista, e non dimentichiamo neanche Negrita, che sono nostri concittadini e che sono venuti con noi. L'incasso è stato superiore a 5.000 euro che detratte le spese generali, spese generali, spese service, teatro tenda e spese, diciamo così, organizzative, netto 3.200-3.300 euro, quindi un bel incasso. E siamo qui con i quattro amici al bar che è diventato il quartier generale, questo bar Gambrinus, al quale dobbiamo praticamente, le nostre idee sono scaturite proprio da questa location. E il Calcit è chiaramente importante, perché è importante l'incasso, ma è importante la partecipazione di tutta la città.